Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo capitolo del corso di GarageBand. Abbiamo visto nelle puntate precedenti lo smart control per quanto riguarda le tracce, la traccia master e le tracce audio. Andiamo a vedere in queste nuove puntate come funziona lo smart control per quanto riguarda le tracce software. Facciamo una premessa: le tracce software, come abbiamo già detto, sono tracce generate dal computer, generate da GarageBand, sono suoni che noi possiamo suonare attraverso una tastiera MIDI, una tastiera USB oppure attraverso la tastiera del computer, ma sono comunque suoni, pianoforti, archi, batterie elettroniche, basso, tutto quello che sono tutti suoni generati dal computer e suonati come in questo caso che abbiamo caricato una batteria elettronica, la possiamo suonare attraverso l'uso della tastiera MIDI. Quindi andiamo ad aprire ad esempio qua, nuova traccia, uno strumento software. Ad esempio un pianoforte, un Rhodes. Ecco, andiamo a vedere che qua sotto abbiamo una serie di controlli. Questi controlli all'incirca saranno simili in tutte le tracce software, quindi non è lo stesso smart control per tutte le tracce. Ad esempio, vedete come è diverso: la batteria ha una serie di controlli e il Rhodes ha una serie di contro ha altri controlli. Se apriamo ad esempio un altro suono che potrebbe essere, che ne so, tipo il suono di un pianoforte. Andiamo a vedere che è completamente diverso. Non completamente, la grafica è diversa, però se andiamo ad analizzare bene, sono sempre distinte in una serie di sezioni nello smart control delle tracce software, che alcune di queste sono ad esempio la parte riferita alle equalizzazioni, quindi al tono, e alcune sono diciamo più verso i filtri, come può essere ad esempio pianoforte, toni, low e high, quindi bassi e alti, e poi c'è la sezione della dinamica e la sezione degli effetti. Diciamo che queste sezioni le ritroviamo all'incirca in tutti gli smart control, in tutte le tracce software, non proprio in tutte. Ad esempio nel Rhodes non abbiamo la parte relativa alla dinamica, perché nel vecchio Fender Rhodes non c'era il compressore interno, neanche nel pianoforte ovviamente, però qui hanno deciso di mettere appunto una compressione perché potrebbe essere utile già averla incorporata all'interno di GarageBand. Andiamo a vedere ad esempio alcuni parametri, come ad esempio questo del Rhodes. Il bel volume è il volume della campana del Rhodes, che è la lamella. Sentite come cambia il suono. Poi abbiamo gli acuti, i bassi, il drive, che è una sorta di compressore, scusate, di saturatore, quindi di distorsore. Quindi il decay, che è il rilascio del suono, quindi quanto è più corto, quanto è più lungo, il release che è un altro rilascio quando la nota stacca. Insomma, una serie di suoni, ad esempio di parametri, come ad esempio lo stereo. Qui adesso ho il decay al minimo, quanto rimane lunga la nota dal momento che ho il note on, quindi in cui clicco la nota, quanto rimane lunga quella nota fino a che si esaurisce, mentre invece il release è dal momento in cui smetto di suonare la coda quanto è lunga. Quindi se io faccio un release corto, finisce subito; un release lungo, vedete, va avanti un altro bel po'. E poi c'è il model e il tipo di Rhodes diverso, quindi una serie di controlli che poi andrete a vedere uno per uno, a sentire la differenza su come si utilizza ad esempio in questo caso un Fender Rhodes. Però ad esempio potrei, come abbiamo detto prima, utilizzarlo sul pianoforte. Low, quindi bassi, alti, la dinamica, quindi il compressore, quanto va a comprimere. Come compresso il suono, quanto aumento questo segnale qua, mentre invece quanto è più naturale senza compressore. Un pochettino di compressore non fa mai male. Gli effetti, quindi il delay. Oppure l'ambience e il reverbero, appunto questi due tipi di reverberi di ambiente. Quindi posso cambiare una serie di effetti da qua. Posso cambiare qui nella libreria il tipo di suono, ad esempio. Qui adesso carico
un pianoforte Yamaha. Vedete, è un pochettino più duro questo, con più attacco. E anche qua, vedete, ho cambiato il tipo di pianoforte, ma lo smart control è rimasto identico, non è cambiato, quindi su questo suono posso ad esempio mettere molto più reverbero. Oppure più compressore. Oppure andare ad esempio a cambiare come il suono dei violini. L'orchestra d'archi. Qui ad esempio ho una serie di altri controlli, come ad esempio l'inviluppo del suono, è una forma di ADSR, e aumentando il tempo di attacco farò in modo che quando clicco, quando vado a suonare, quindi quando premo la nota, il tasto dello strumento, ci metterà un po' di più ad arrivare al volume di regime. Quindi simulerà un effetto di legatura dell'orchestra, mentre invece se accorcio questo tipo di attacco creerò un suono più staccato, più deciso. E qui anche come prima il release, quindi il tempo che impiega lo strumento dal momento in cui finisco di suonare, quindi non ho più la nota premuta, quindi la coda alla fine dell'esecuzione, e il decay dal momento che premo la nota, quanto tempo rimarrà il sustain, quindi quanto rimarrà lunga la nota. Quindi se questo qui lo accorcio, sentite che va giù subito, mentre invece se lo lascio lungo, rimane più a lungo. Mentre qui ho l'equalizzatore, low, high, esattamente come in tutti gli altri smart control, quindi l'equalizzazione. Abbiamo detto, ricordiamoci sempre che l'equalizzazione poi la posso gestire anche da questo pannello in maniera molto più dettagliata, perché appunto anche il tipo di frequenza che vado a interagire. E quindi questo è un po' il discorso per quanto riguarda, qui ho una serie di percussione, vedete? Qui ho l'effetto chorus, l'effetto delay. Quindi quando io vado a la cosa importante, poi sarebbe impossibile andare ad analizzare ogni singolo suono, perché ci sono centinaia se non migliaia di suoni all'interno di GarageBand. È importante sapere che quando voglio andare a modificare un suono di una traccia software, posso farlo attraverso l'uso dello smart control, quindi con questo tasto qui in alto a sinistra posso andare ad aprire questo pannello che mi permette di modificare una serie di parametri. Non posso ovviamente aumentare il tipo di effetto, ad esempio su questo suono non posso applicare un compressore. Ovvio, fa parte di una serie di limiti che a GarageBand, a favore di Logic, che diciamo il software e l'upgrade di GarageBand, però posso già fare tantissime cose, perché diciamo che sono controlli molto pratici che si usano quotidianamente, che si usano parecchio. Quindi questo per ora è tutto, ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo video tutorial del corso di GarageBand.